Innanzitutto sono qui in questa diretta per augurarvi buon Natale. Ormai mancano davvero pochissimi giorni. E dunque desidero, tramite questo video in diretta e per chi lo vedrà in differita, proprio dal cuore caldo, dirvi un buon e sereno Natale a tutte quante e a tutti quanti voi, alle vostre famiglie, ai vostri figli, ai vostri coniugi, ai vostri genitori, ai vostri amici. Insomma, a tutte le persone che in questo momento stanno condividendo il viaggio con voi. Siamo qui per una riflessione che mi auguro, come sempre, vi dia dei buoni spunti per la vostra crescita e la vostra, diciamo così, personale, come dire, evoluzione. Vorrei parlarvi dunque di un tema che tutti noi conosciamo. Perché lo conosciamo? Perché fa parte della nostra storia ed è il tema della ferita. Il tema della ferita però è legato anche al tema della guarigione. E dunque vorrei parlarvi di queste due realtà, il termine ferita e il termine guarigione. Innanzitutto dobbiamo dire una cosa, che in ognuna e in ognuno di noi albergano contemporaneamente sia il senso della ferita, ma anche il potere della guarigione. La ferita è un prezzo inevitabile da pagare nel viaggio della vita. Perché? Perché nella vita nasciamo tutti con una sensibilità originaria. Nasciamo tutti permeati di questa attesa del tu che viene incontro a noi e che dovrebbe prendersi cura dei nostri bisogni, di tutto quello che noi viviamo dentro. La ferita dunque è inevitabile. Perché è inevitabile? Perché difficilmente possiamo pensare di trovare delle persone, e questa persona può essere mio padre e mia madre, che abbiano quella maturità, quella capacità di prendersi cura interamente, notate bene il termine, con interamente, perché con tutto il loro essere, di prendersi cura della persona che noi siamo. Questo allora ci induce a ritenere che la vulnerabilità di cui siamo composti è la portatrice numero uno di tutte quelle sofferenze interiori che noi avvertiamo e che proprio perché avvertiamo, somatizziamo spesso e volentieri e che ci segnano e ci accompagnano per lunghi anni della nostra vita. La guarigione invece è il necessario motore della vita che si rinnova, cioè la guarigione è quel processo che noi possiamo mettere in atto per far sì che quella condizione originaria, cioè quella ferita originaria, si trasformi in un qualche cosa di più grande, in un qualcosa di più, come dire, di più sano, di più evolutivo, diciamo in altri termini. Che cosa succede allora tra gli esseri umani? Succede tra gli esseri umani che a volte ci si incontra a livello delle ferite. Quando noi ci incontriamo a livello delle ferite, creiamo un day hospital, cioè creiamo una situazione in cui l'altro diventa per me una sorta di compagno di sventura. Siccome siamo tutti e due feriti e dunque siamo tutti e due bisognosi, ecco che allora ci appoggiamo l'uno verso l'altro. E questo appoggiarsi da una parte è gratificante, perché è come se trovassi qualcuno che finalmente parla la mia lingua, cioè la lingua della mia ferita viene compresa dall'altro. L'altro, prendendosi cura della mia ferita, a sua volta capisce di sentirsi nutrito per la sua ferita. Questo tipo di relazione, ferita e ferita, spesso è l'inizio delle relazioni umane, soprattutto quelle di coppia, ma anche quelle di amicizia, attenzione. Domanda: c'è qualcosa di sbagliato se due persone si incontrano a livello della ferita? No, perché questa è un po' la condizione iniziale. Qual è il problema? Quando l'altro diventa per me la mia aspirina, diventa il mio medicinale, quando io divento per l'altro il suo medicinale e la sua aspirina. Perché? Perché a livello di ferite, se rimaniamo a livello di ferite, nessuno dei due guarisce, cioè rimaniamo in uno stato di dipendenza,
ma non riusciamo ad andare verso l'autonomia, verso la crescita. Secondo errore. Il secondo errore che potremmo fare in buona fede è quello che io, con la mia parte guarita, mi prendo cura della tua parte ferita. Cosa succede questo? Succede che io divento per te il salvatore o la salvatrice. Divento dunque la persona che viene a tirarti fuori da questa situazione, ma evito che le tue risorse riparatrici si mettano in movimento. Se io, detto in altri termini, mi sostituisco al tuo compito di elaborare la ferita, di andare oltre quel trauma, di andare oltre quella situazione, io creo una situazione dove appena dovessi sparire, appena dovessi per un qualsiasi altro motivo stancarmi di continuare a darti flebo, continuarti a darti energia, continuare a darti conferme che ti amo, che ti voglio bene, sì, sta tranquilla, non ti lascerò mai, eccetera, 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 questo diventa logorante, diventa stancante, cioè diventa una situazione che alla fine mi prosciuga, non ho più energie. E quando nelle relazioni umane capiamo che non c'è più tanta energia, vuol dire che questa relazione è disfunzionale, perché le buone relazioni dovrebbero dare vitalità, espansione, energia, leggerezza, passione, cioè qualcosa che mette in movimento il dinamismo della crescita. Dunque il rischio è che se io applico il principio io ti salverò, oh baby, io faccio la parte dell'eroe, mi sentirò gratificato perché io sono il salvatore del mondo, ma in realtà sto cadendo a mia volta in un rischioso pericolo di malattia relazionale, perché l'altro non attiverà mai le sue risorse riparatrici, le sue risorse guaritrici. Possiamo dire dunque che la vera maestra, il buon maestro, non è quello che si sostituisce, ma è quello che fa da tramite tra te, le tue ferite e le tue risorse. Cioè è, come direbbe Vygotsky, quella zona di sviluppo prossimale che attiva fondamentalmente il tuo potere di guarigione, perché vorrei ricordarvi che il potere di guarigione invece esiste in ognuno di noi. Questo vorrei che fosse ben chiaro. Qual è allora la relazione più equilibrata che noi potremmo instaurare? Quando ci incontriamo tra me e te a un livello di ferita, ferita, guarigione, guarigione, ovvero sia quando condividiamo i nostri vissuti, ma contemporaneamente attiviamo le nostre rispettive risorse di guarigione. Perché è importante la condivisione dei vissuti? Perché la condivisione dei vissuti crea empatia, crea reciprocità, crea comprensione, crea intimità psicoaffettiva. Cioè è bello poter dire di condividere il mio vissuto di dolore con il tuo vissuto di dolore. Però il mio rimane il mio e il tuo rimane il tuo. E quando a livello di guarigione io mi do da fare con le mie forze, tu ti devi fare con le tue forze, tutti e due ci muoviamo, allora sì che diventiamo dei moltiplicatori di energia positiva. Allora sì che diventiamo degli attivatori di fiducia, di entusiasmo, di voglia di vivere, di gioire. Cioè allora sì che ci alziamo tutti quanti verso le stelle, guardare le stelle, e tutti e due veniamo illuminati da questa meravigliosa visione, e tutti e due insieme ci teniamo per mano o rimaniamo abbracciati o rimaniamo semplicemente uniti, ma senza che vi sia questa sovrapposizione, senza che vi sia questa, diciamo, simbiosi, o che vi siano quelle situazioni che alla fine poi chissà come mai si riveleranno sempre inevitabilmente. La verità, ricordiamoci, la possiamo ignorare ma fa il suo corso. La verità è una realtà della vita, non possiamo ignorarla.
Cioè, possiamo ignorarla, ma non evitarla, perché prima o poi essa arriva e ci dirà esattamente come stanno le cose. E dunque, ecco che da questo punto di vista possiamo dire che due persone che si incontrano a un livello di ferita incominciano un cammino di guarigione e tutte e due ritroveranno la vera dimensione dell'essere, che è quella di essere delle persone che zampillano di vitalità, di creatività, di amore, di amore vero, di gioia, di tenerezza, di progetti, eccetera, 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 eccetera. Ora, va detto che se questa cosa noi non dovessimo riuscire a farla, e non è detto che noi ovviamente riusciamo a farla, è importante chiedere l'aiuto di qualcuno che è in grado, dall'esterno, di mettere nella direzione giusta questo cammino, che può essere individuale o può essere, se necessario, di coppia, ma a volte c'è tutta una famiglia che si mette in cammino, pensate che bello, per dire, ma sì, perché non vivere meglio il nostro presente e scrollarci di dosso il fango del passato e con quel fango che diventa creta generare una nuova relazione, una nuova vita, una nuova dimensione dell'essere, punto di domanda. Ecco, che allora questo Natale sia per tutti noi anche la possibilità di ritrovare la pace, di ritrovare la serenità, di ritrovare la leggerezza, di ritrovare quel buon vivere, cioè di ritrovare quella armonia profonda che il canto di un bambino innocente ha portato sulla terra. E che sia per davvero, per ciascuno e ciascuno di noi, questo Natale, la possibilità anche di riflettere sul valore dell'umiltà e sul valore che non abbiamo bisogno di gridare, non abbiamo bisogno di urlare, non abbiamo bisogno di narcisismo, di egocentrismo, non abbiamo bisogno dell'ego per essere delle persone veramente serene. Abbiamo bisogno di un sé spirituale, abbiamo bisogno di una dimensione che ci insegni a trasformare questa struttura dell'ego infantile in un sé saggio, maturo, equilibrato e adulto. In fin dei conti, e questo è lo scopo per ognuno di noi, di raggiungere una saggezza, di raggiungere un equilibrio, di raggiungere una solidità, di raggiungere un qualcosa che ci rende, anche dal punto di vista dell'umore, più stabili che instabili, con un umore che invece di continuare a oscillare sulla base di quello che ci capita dall'esterno o anche quello che si muove all'interno, abbiamo trovato una dimensione dove possiamo dire che ci godiamo, proprio nel senso del godere, il viaggio della vita assaporando dalle più piccole, semplici cose di ogni giorno, perché ogni giorno ci concede di poter assaggiare tante cose meravigliose, anche se magari apparentemente piccole, ma le piccole cose sono quelle che danno sapore alla vita. E poi l'importanza di riconoscere che le persone a fianco a noi, tutte le persone a fianco a noi, fondamentalmente sono anche loro tutte in viaggio verso la terra promessa, verso il cercare questo desiderio di benessere. Il benessere indica che stiamo veramente andando nella giusta direzione. Il malessere indica che c'è qualcosa di cui ci dobbiamo prendere cura, con amorevolezza, con pazienza, con gentilezza, dandole il tempo giusto perché questa cosa che è dentro di noi si trasformi in un'oasi di pace e non diventi, per forza di cose, motivo di inquietudine o di quant'altro. Dunque, vi auguro davvero un Natale di pace. Ecco, penso che la parola pace sia la parola più giusta, la parola proprio di questa pace interna, che vi dia questa profonda serenità, questo modo leggero, non superficiale, ma leggero di vivere, anche di sdrammatizzare, di cogliere la bellezza che è dentro di voi, siete delle belle persone, e che è fuori di noi e che anche nelle persone che ci circondano. Detto questo, grazie, ci risentiremo, non so se la settimana prossima, in ogni caso una cosa è certa, l'anno prossimo continueremo i nostri appuntamenti e le nostre riflessioni. Grazie del tempo, ovviamente, che mi avete dedicato, e come dico sempre, il viaggio continua. Grazie.
Buon Natale.